Oggi abbiamo organizzato una conferenza dei sindaci del distretto sociosanitario, che ricordo comprendono 11 comuni della provincia di Siracusa, per parlare e fare una riunione pubblica appunto dei sindaci per l'approvazione del piano di zona da parte della regione siciliana, che è stato il primo piano di zona che è stato approvato in Sicilia. Questo in qualche modo ci inorgoglisce un po', perché pensiamo di aver lavorato bene in questo senso. Un altro motivo è quello che praticamente faremo una riunione, diciamo, anche istituzionale, nel senso che valuteremo su questo documento che ci ha mandato la regione siciliana di partire col piano di zona, quindi il primo giorno di luglio vediamo di poter partire già con gli interventi, considerando anche il fatto che da un anno questi servizi non sono stati finanziati e hanno gravato sul bilancio del comune. Quindi ci saranno degli ottimi interventi per la disabilità, per l'inclusione sociale, per i minori, tutta una serie di interventi che sicuramente aiuteranno a sostenere il welfare dei nostri comuni.